Signore e signori, buonasera! 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 Eccoci qui con... Bene, bravi bis! Bene, bravi bis! Allegria! Mica tanto allegria, perché oggi è una domenica particolare. Che è successo? Sì, per il calendario degli italiani è una giornata un po' triste. È caduto il calendario? No, non è caduto il calendario, è finito il campionato di calcio di Serie A. Vabbè, ma anche i giocatori hanno diritto di riposare. Sì, ma ti pare poco, ma sai quanti e quanti milioni di italiani rimangono orfani? Orfani in che senso? Fammi capire. Perché orfani di stadio, perché non possono andare più allo stadio. Non possono... Certo, orfani di seguire la squadra del cuore. Ah, ho capito. Tu dici il lunedì incominciamo a lavorare parlando della partita del giorno prima. Di tifo, ho capito. Tutto finisce in un cassetto. Certo, nel cassetto. Nel cassetto. Mettiamo nel cassetto? Nel cassetto ci mettiamo, per esempio, il calcio minuto per minuto. Minuto per minuto. Il commento di Sandro Ciotti, con la bella voce di Sandro Ciotti. Ci mettiamo le parolacce contro l'arbitro. Ho capito. Per l'anno 21. I petardi. I giochi d'artificio. I berretti, le bandiere. Gli striscioni. Tutto quanto. I manganelli. Tutto nel cassetto. Va bene. Quindi noi a queste squadre che sono state retrocesse e ci dispiace, non possiamo dire bene, bravi, bis. Si può dire. Non possiamo. Si può dire. Come si può dire? Si può dire. Signore e signori, buonasera! 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 Eccoci qui con... Bene, bravi bis! Bene, bravi bis! Allegria! Mica tanto allegria, perché oggi è una domenica particolare. Che è successo? Sì, per il calendario degli italiani è una giornata un po' triste. È caduto il calendario? No, non è caduto il calendario, è finito il campionato di calcio di Serie A. Vabbè, ma anche i giocatori hanno diritto di riposare. Sì, ma ti pare poco, ma sai quanti e quanti milioni di italiani rimangono orfani? Orfani in che senso? Fammi capire. Perché orfani di stadio, perché non possono andare più allo stadio. Non possono... Certo, orfani di seguire la squadra del cuore. Ah, ho capito. Tu dici il lunedì incominciamo a lavorare parlando della partita del giorno prima. Di tifo, ho capito. Tutto finisce in un cassetto. Certo, nel cassetto. Nel cassetto. Che ci mettiamo nel cassetto? Nel cassetto ci mettiamo, per esempio, il calcio minuto per minuto. Minuto per minuto. Il commento di Sandro Ciotti, con la bella voce di Sandro Ciotti. Ci mettiamo le parolacce contro l'arbitro. Ho capito. Per l'anno 21. I petardi. I giochi d'artificio. I berretti, le bandiere. Gli striscioni. Tutto quanto. I manganelli. Tutto nel cassetto. Va bene. Quindi noi a queste squadre che sono state retrocesse e ci dispiace, non possiamo dire bene, bravi, bis. Si può dire. Non possiamo. Si può dire. Come si può dire? Si può dire bene, bravi, B. Senza la S. Però con l'augurio che fanno un ottimo campionato e ritornano subito in Serie A. Anche per il Palermo. Cerchiamo. Sveglia! Accantoniamo il calcio e parliamo di bellezza. Grazie Ciccio, sei molto gentile. No, dico, ma parliamo di bellezza. Hai detto che parliamo di bellezza. Sì, ma non sto parlando di te. Parlo di Edwidge. Ah, sì? Bellezza, Edwidge. Certo. Sai dov'è in questo momento? Dov'è in questo momento? Ecco, si sta preparando per il suo numero. Ma credevo per me. Sai che personaggio farà? Non lo so. Edwidge, che può fare? Che può fare? Il barbiere? No, il barbiere, guarda. Il pittore. Le curve di una donna, guarda, la perfezione. Non sarà Giove, no. Non sarà Marte, non sarà Saturno, ma sarà... Venere! Ecco. Venere!
Signore e signori, buonasera. 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 Eccoci qui con... Bene, bravi, bis! Bene, bravi, bis! Allegria! Mica tanto allegria, perché oggi è una domenica particolare. Che è successo? Sì, per il calendario degli italiani è una giornata un po' triste. È caduto il calendario? No, non è caduto il calendario, è finito il campionato di calcio di Serie A. Vabbè, ma anche i giocatori hanno diritto sì, di riposare. Sì, ma ti pare poco, ma sai quanti e quanti milioni di italiani rimangono orfani? Orfani in che senso? Fammi capire. Perché orfani di stato un carretto pieno di pomodori con un asino e camminavo nella campagna. Aspetta, non ho capito bene, che cosa hai sognato tu? Ho sognato un carretto pieno carico di pomodori tirato da un asino. Ed è semplice, guarda. Come è semplice? Guarda, scusa. Pomodori 70. 70. Sì. Carretto 32. 32. Asino 6. Se io? No, dico asino 6. Asino 6, mi dice. Ma no, ma asino 6, ma... Scusa, ma tu come fai a sapere queste cose? No, asino 6 come numero, sì, 6. Sì, ma dico è tu... È un terno. È perché io conosco la smorfia. Non mi dire che conosci la smorfia. Se c'è uno che conosce le smorfie sono io. Ma tieni, va. Che fai? Guarda, ti faccio vedere le smorfie. Ma che ce l'ho? No, scusami, no. Non dico la smorfia nel senso di... E allora che smorfia? La smorfia nel senso di cabala, ecco, la cabala. Cabala come vuoi, ma sempre smorfia. Ma non è smorfia, la cabala. Io interpreto i sogni, ecco. Interpreti... Tu hai spiegato il tuo sogno? Sì, spiego. Ecco, tu hai sognato un carretto pieno di pomodori, ecco. Carretto siciliano, Sicilia. Ecco, ti ricordo la tua infanzia. Il carretto. 32. Sì, è vero. Ecco, pomodori, ortaggi. Ortaggi. Ecco, ti ricordo la tua gioventù quando hai iniziato a lavorare, pomodori che ti arrivavano in palcoscenico, ecco, delle cose. Ah già, mi è arrivato. Ecco. E poi c'è l'altro, è asino. 6. Come sono? No, dico asino 6. Nel senso di numero? No, nel senso che tu sei un asino. Come sono asino? Ciccio, tu sei un asino, non mi imbrogli. Subito la vendetta. Piuttosto, l'argomento di questa sera lo vogliamo trattare? E trattiamolo. Sai di che si tratta? Certo, di che della si tratta? Guida Michelino. Sì, domani. Della guida Michelin. Ah, Michelin. All right, okay. Uno, due, 17, 23, 25. 40. Pieno pure stasera, hai capito? Avvelena la gente e tutti si affollano per andare a mangiare lì. Stufatoso. Il ristorante è sempre pieno. E noi? Vuoto. Ma ci sarà qualcosa. Sto zozzone. Io guarda qualche volta non lo so. Faccio una pazzia. Pronto? Vieni. Dammi sto telefono a me. Ma quante volte ti devo dire che non devi rispondere al telefono? Che devo parlare io al telefono? E manco ho fatto. Zitta! Pronto? Sì, il ristorante Carmelo. Come? Ah, sei tu Giuseppe, dimmi. Cosa? L'ispettore della guida Michelin verrà qui, nel mio ristorante. Una visita per vedere che prezzi. Ti ringrazio. Ma certo, Giuseppe, non ti preoccupare. Sei sicuro che verrà qui stasera? Va bene. Sì, grazie Giuseppe, grazie. Ci penso io, ti farò un regalissimo, va bene. Ciao. Ma tu hai capito chi viene qui? Sì, lei l'ispettore, la guida della Michelin. Per vedere che prezzi pratichiamo, come si mangia qui. Tu lo capisci, quello ci metterà 3 stellette, 4 stellette. Il nostro ristorante finalmente sarà pieno. E così possiamo aprire altri ristoranti. Faremo una catena in Europa. Su, sbrighiamoci, dobbiamo cambiare tutto, eh. Sbrigati. Tontaruta, sbrigati. Bisogna cambiare tutto. Tovaglie, tovaglioli, tutto. Tutto! E poi ricordati, questa sera ti devi mettere in ghinghere, capisci? E devi mettere in evidenza tutto quanto, lo capisci? Questa sera la gelosia la mettiamo a parte. Deve fare tutto.
Sbrigati! Arrospigliati! Sento, mi sento un'ambulanza, mi sento! Sbrigati! Sbrigati! Rosalia, ma che fai? Dormi! Ma io ti stacco il naso! È arrivato? Ma lo sai che stiamo aspettando? Sono le 8:30 e quello è puntuale come un orologio svizzero. Devi stare attento. Eccolo. Che è quello lì? Quello lì. Forse mi sembra un morto di fame. Ma quale morto di fame? Si sarà camuffato per non farsi riconoscere. Pardon, trattoria da Carmelo? Restaurant Carmelo. Permette, ma fam. Piacere. Ma senta, io sono venuto. Lo so per che cosa è venuto. Prego, s'accomodi. Rosalind, accompagné. Rico, bellissimo. Un momento. Sa, lo faccio per il suo incomodo. Grazie. Deve riposare bene. Prego, s'accomodi. Ma io faccio presto. S'accomodi. Ma guardi che non... S'accomodi. Ma io non devo mangiare. Lo so. Io sono venuto siccome... Sì, lo so. Lei non ha voglia di mangiare, ma sa, in questo ristorante chi viene deve mangiare. Devi assaggiare tutte le specialità della casa. Assaggiare. Guardi, accetto qualcosa giusto per l'educazione, vero? Rosalind, sì. Leggi il menù al signore. Addirittura il menù. Ecco. Allora, mi serve bene, per favore? Sì. Oeuf à la benedictine. Huit royale, sauce béchamel. Canapé feuilleté du maréchal. Carré d'agneau rôti aux herbes de Provence, filet marchand de vin, fricassé de volaille au petit pois, parfait de vanille sauce chocolat chaud, crème brûlée de l'empereur, gâteau d'ananas, Joséphine. Ma signora, mi scusi. E poi formaggio, caffè. Solo che io non posso. No, lei deve assaggiare qualcosa. Non ci sarebbe un brodino ristretto? Un brodino? Ma quale brodino? Ristretto, le sai, lo scopo. No. Assaggi. Mi segua, assaggi il piatto della casa. Va bene. Prepara il bucatino. Ecco, un bucatino che lei si leccherà i baffi. Io devo far bene, ecco, soltanto. Ecco qua. Ma non c'è bisogno. Si lasci salire. Ma che siamo dal barbiere, mi metti per il culo. Già, mi scusi. Ecco qua. Senta che odorino. Ottimo, però un brodino ristretto. Lo sente il pepe. Vai a assaggiare. Lo faccio per mia moglie. Lo faccio proprio per sua moglie, perché mi piace la signora. È francese. È francese. Si chiama Rosalì. È poca. Apra la bocca. Bravo, un'altra per me. Ma se in ogni locale che io vado devo mangiare? Ma perché c'è altri? Le stellette che noi portiamo. Sesto fantomino. Facevo. Buone. Ecco, buone. E adesso una per me, una porchettatina per me. Una porchettatina. Soffro di ulcere. L'aeroplano. Adagio. Il peperoncino, no. Togli il peperoncino. Rosalina, pensaci tu, trattalo bene, che io parlo con questo intruso. Buonasera, lei com'è entrato, mi scusi? È un locale pubblico, dalla porta. Vabbè, lo so che si entra dalla porta e che è un locale pubblico, ma lei la prenotazione ce l'ha? Guardi, ho fatto tardi, è vero, ho fatto tardi. Dunque voglio mangiare qualcosa. Ma a me che lei ha fatto tardi o ha fatto presto, non me ne importa niente. Va bene. Da mangiare c'è comunque. Sì, da mangiare c'è, però se non c'ha la prenotazione, non lo vede che c'è il locale pieno. Ma dove è pieno? Qui non vedo nessuno, scusi. Se lei vede o non vede, sono cose sue, va bene, va.
chiamata dall'oculista. Ma quale oculista? Ho perfino gli occhiali, mi faccia ridere. Va bene, ma lei viene qui e vuole comandare in casa mia, mi scusi. Senta, un brodino, si potrebbe... Ecco, un brodino. Va bene, lei aspetti e il brodino quando... abbiamo un lasso di tempo, glielo daremo. Questo brodino. Io ho un cliente che di riguardo, capito? Guardi che sono anch'io di riguardo. A si lei ricorda? Anche di riguardo. E va bene. Comunque aspetta. Aspetta. Lei avrà il suo brodino quando sarà il suo turno. Va bene. Come va il nostro ospite? Il vino. Ecco qua, il vino. No, non ti preoccupare. Vai a prendere l'altro piatto. No. Le stellette che noi portiamo. Sì, ma non con te. Le stellette guarda, sul giornale. Guarda, non possiamo per subito. No, non c'è bisogno. Facciamo. Prima bisogna assaggiare i piatti. Cameriere, ma questo brodino me lo porta o non me lo porta? Adesso glielo porto. E non gridi, sa? Che non è casa sua. È buono. Brava, faglielo mangiare tutto. Faglielo mangiare tutto. Io porto il brodino a quel seccatore. Ecco le cose buone che ho portato. Sì, sono buone, signora, ma io non posso mangiare. Ma deve mangiare. Con che cosa iniziamo? Con questa qui, bella croccante. Mi apro la boccuccia. Quante buone, gli piace? Signora, non ci sarebbe un digestivo adesso? No, ma dopo il digestivo. Ecco il suo brodino. Che schifezza è questo? Ma sapete che c'è un capello? C'è un capello? Un capello. Ne vuole degli altri? Ma ecco. Ne vuole anche il rosso? Ma ecco. Cosa fa? Scusi, lei dice che vuole i capelli. I capelli del rosso. Lei si lamenta per un capello, mi scusi. Ma me ne messi altri? Lei, se lei non gli piace il brodino, se ne va. Noi quello che interessa è di avere qui un uomo di riguardo, sì, capito? Sì, sì. Perché noi, questo ristorante, andrà sulla guida Michelin. Sì, sì. Ha capito? Vada via. Io qui non metterò mai più piede, ma lei si ricordi? Sì, a noi non ce ne frega niente. Il ristorante sulla guida Michelin non apparirà mai, però! Questo lo dice lei! Mai! Dietatore, vada via! Non andrà sulla guida Michelin! Ti prendo la piccola! Come va? Benissimo. Ha mangiato tutto? Bravo! Un po' di vino! Su, ecco qua! Dunque, quante... Vai a prendere la frutta! Basta! Come basta? Basta così. Ora ci vuole la frutta. Bisogna mangiare un po' di arancia. Guarda, io il mio lavoro che mi aspetta. Vorrei sapere una cosa. Quante stellette sul giornale per questo ristorante? Ma che ne so di stellette? Guarda, io sono un inviato della Michelin. Appunto, dico, quante stellette? Scusi, stellette non c'è, lei parla di copertoni? No, quale copertone? Ma la guida Michelin. No, io sono della Michelin e copertone. Come copertone? Ma lei ha fatto cambiare due ruote alla macchina e sono 240.000 lire di fatture che io devo avere. Ma come, lei non è della guida Michelin? No, dei copertoni Michelin. Tu mi hai fatto mettere in gingheri per questo morto di padre. Adagio, ma non è giusto. Adagio!